signori miei, tredicesima parte di Watch Dogs Bad Blood. Connections, connessioni. Andiamo avanti, ultima missione dell'atto 2, è la quarta su 4. E vediamo per chi abbiamo trovato Jack Falley e penso che lo andremo a uccidere a sto punto. Si è fatta sera. Bene, la sua auto è parcheggiata sul retro. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Se sono fortunato sarà completamente sbronzo. Così sarà più facile. Ai ai ai. Peccato. Sai cosa? Abbiamo Raymond Kenny. Sì, fuori dal bar. Dì ai tuoi di farlo entrare. E anche la gente negli alloggi. Ai 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 ragazzi. Vabbè, almeno non è morto, non l'ha ucciso. Bellissimo, noi uccidiamo così proprio tutti a... Così. Cazzo, qui quando siamo ubriachi uguale. Uccidiamo tutti a random, però quando gli altri vogliono ucciderci vogliono sempre prima parlarci, così poi uccidiamo noi loro. Fantastico, va bene. Oh... Lo sapevo che il primo era quadrato, me lo sentivo. Devo raggiungere quel tizio. Aspetta che ce ne sarà un terzo sicuro. Sarà più complicato, ma per noi niente è complicato. Ma cos'è? Anestetico per cavalli. Devo... Oh, che cazzo succede? Ok. Addirittura 4 erano. Facciamo anche 5? No. Ok. Insomma, guidare in queste condizioni è molto GTA 4, eh? Davvero tanto. Comunque penso che l'effetto adesso finirà. Sì, appunto, si sta già meglio. Segui, ma lo posso anche prendere? Secondo me no. Ah, non si deve accorgere, ok. Va bene. Perché sennò tipo si mette a correre malissimo e... Ciao amici. No! Non è un buon momento. Volevo vedere se posso aiutarti. No. Lo so che l'altra volta sono scappato. Non vorrei essere un vigliacco, ma... Lo sono e lo odio. Tutto ok. Ho tutto sotto controllo. Ehi, sei ubriaco. Sono fatto. Estetico per cavalli. Ti capisco completamente. Richiamami quando hai finito. Lui pensa che sei lì a drogarsi, fantastico. Vabbè, a Frure questo non gli farebbe niente con tutta la roba che assume, ci sta. Comunque non si è ancora accorto di noi, bene così. Devo ascoltarlo. Andiamo Kenny. Inizia a fare i bagagli. Quando arriva l'assegno non può comparire per la Bloom. Dateci qualche giorno per farlo passare attraverso i canali giusti. Vedi di non fare scherzi. Che mi dici di default? Lo sta facendo gratis. Cosa cazzo vuole? Credevo fosse fuggito da Chicago quando l'abbiamo preso a calci in culo. La Bloom e il topo insieme. Brutta combinazione, cazzo. Se ho default alle calcagna, la Bloom mi troverà ovunque mi nasconda. Sì, quello è bravo. Ho una sola possibilità. Trovarlo per primo e... Far fuori quello stronzo. Far fuori quello stronzo. Va bene, allora. Frower. Al porto. Cercare una cosa per me. Certo. Perché c'è sempre il porto di mezzo nelle finali, nelle missioni clou dei videogiochi? Con Ashi. No, non vedo.
vedo niente. Asci, i cazzi. Scarabocchi. No, 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 via di qui. Suppongo sia la coda di un topo. È proprio quello. Ora mandami la sua posizione. Fatto. Vediamo cosa c'è nel suo computer. Aggiungi il server. Tanto direi di fare una cosa. Posto, ma mi preoccupano le mie budella. Spero che seguire il mio amico della Bloom sia servito. Potrebbe essere una miniera d'oro. Poi da coglioni. Cristo, fa solo che non vomiti. Ok, ti. Qua ci abbiamo sbloccato un'antenna CTOS con Aiden Pierce. Parlo dei tempi, tempi d'oro. Zitto. Anche se questo Bad Blood, ragazzi, è molto più bello rispetto alla storia principale. Ve lo dico ogni volta, non mi stuferò di ripeterlo. E lo so che sei lì, lo so. Dove sei, cecchino? Esplodi. Niente panico. Deve esserci una sequenza per disarmarla. Bello lì. Troppo calma sta musica, ragazzi. Troppo, troppo calma. Bello. Preso. Trovatelo. Ale. Ti puoi morire così. Esattamente, vai. A posto, grazie a tutti. Grazie per aver partecipato a questa competizione. Mi dispiace abbiate perso. Ma era chiaro che vincessi sin dall'inizio. Ok. E ci vorranno giorni per trovarlo da qui. Troppo. Vediamo se riesco a infastidirlo e a farlo sbagliare. Spero stia controllando. Mettere i numeri a posto delle lettere è veramente fastidioso. Fatevelo dire. Ehi, te stronzo! Dobbiamo parlare! Perché non mi chiami? Andiamo a risparmio, Mi aspettavo qualcosa di più teatrale! Sono un po' deluso. Non risponde. Va bene. Tobias. Beh, visto che non ci sei, no. Ne approfitto per ficcare il naso nella tua roba. Magari c'è qualcosa di interessante per WKZ. Certo. Vaglielo pure a dire. Dovevo aspettarmi l'allarme. Carica il virus. Io che me ero andato. Sono un coglione. Sono un cazzo di coglione. Carica. Dimmelo prima. Tanto con la pistolina vi batterò sempre. Vi farò sempre il culo. Anche con la pistolina del cazzo. Anche col pistolino vi farò sempre il culo. Non è proprio rapidissimo a caricare sto virus, però si fa. Who's next? Ti vedo, ti sento, ti percepisco, lo sai? Aspetta che te sei lì dietro. Esplodi pure. Anche già da morto, ma vabbè. Uff. Bene così, sono tutti là ora.
muore qualcuno? No, muore nessuno. Praticamente è morto uno che era già morto. Fantastico. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Tu, palese. Bello in testa. Sprecando troppi colpi per voi. Però forse è veramente la prima volta che facciamo una cosa così adrenalinica in Watch Dogs, eh? Abbiamo cercato sempre di fare tutto stealth finora. Che come idea non era neanche male, eh? Ne sono rimasti due, vero? Certo, anche te che gli voglia dire che li hai trovati, li stai per ammazzare tutti. Non è che sei proprio il genio dei geni, però vabbè. Alla faccia. Da dove viene la corrente? Ok, da qua. E lui ce l'ha. Oh, adesso vuoi parlare? Sì, beh, ho da fare. Dai, non è così complicato. Non gli ha risposto, che grande. Facciamo così, sblocchiamo anche questo. Questo. Manca la corrente da sinistra. Manca da qua e ci siamo, ragazzi. Da dove siamo noi? Brutto scimmione, figlio di un incesto! Figlio di un incesto, no, bellissimo! La devo riciclare! Non vieni qui e ne parliamo un po'. Poi Defalt in realtà sarebbe già morto perché l'abbiamo ammazzato con Aiden, però vabbè. Cazzo dei lumeni. Ops! Hai fatto la cazzata. Palazzo dei lumeni perché sa dov'è. Vabbè, ragazzi. Connessioni, portata a casa, missione adrenalinica, ma oserei dire anche abbastanza semplice. Mi permetto questa cosa. Un certo Defalt è un megalomane, ma sa quello. E ragazzi, andiamo avanti. Cazzo di gioco. Aspetta, voglio l'altra macchina, però. Ho una maschera elettronica da topo. Non capisco mai. Elettronica da topo. Per il culo. Ti ho offerto il mio aiuto, ma non volevi che ti intralciassi, giusto? Sì, forse. Bella. Vabbè ragazzi, grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale che dalla prossima volta finiremo la storia, perché sarà l'ultimo atto, saranno tre missioni, quindi ancora tre parti, tenete duro, date tutto, ci vediamo, bacione e alla prossima.